Un saluto a tutti voi, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione dalla Lombardia di OneTV News. I lavori sulla linea M4 della metropolitana di Milano saranno conclusi entro il settembre di quest'anno e a confermarlo è il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala, che quest'oggi ha visitato San Cristoforo, il nuovo capolinea ovest della linea blu, che con le sue 21 fermate permetterà di arrivare dalla stazione capolinea all'aeroporto di Linate in 30 minuti. Ciò che ruota intorno al capolinea San Cristoforo colpisce profondamente, ha scritto Sala in un post sul suo profilo di Facebook. Un'area di 17 ettari, in parte di proprietà del comune di Milano e in parte proveniente da terreni sequestrati alla mafia, trova spazio un deposito che ospita di notte 42 treni in servizio e un'officina per la manutenzione dei mezzi. Tutto ciò, aggiunge, si inserisce nel parco dell'ex scalo ferroviario di San Cristoforo. In base al progetto, una passerella ciclopedonale collegherà Piazza Tirana a Ronchetto, permettendo ai residenti di Leonteggio di accedere facilmente ai Navigli. Inoltre, una nuova centrale elettrica di A2A servirà la stazione, ma anche il quartiere. Il primo cittadino meneghino tornerà in primavera a verificare l'andamento dei lavori, ma con l'obiettivo, ha ribadito, di consegnare l'opera ai milanesi entro l'autunno. A Rho, nei pressi dell'area verde di via Molino Prepositurale all'angolo con via Mameli, la polizia locale ha rinvenuto 9 biciclette abbandonate, grazie alla segnalazione di un cittadino. Il comando, coordinato dal comandante Antonino Frisone, sta verificando se si tratti del compendio di un furto da box e cantine nella zona. Le verifiche coinvolgono anche la stazione Rodense dei Carabinieri. I ladri potrebbero essere stati disturbati dalla presenza di pattuglie delle forze dell'ordine e aver deciso quindi di abbandonare il bottino. Sul sito ufficiale del comune di Rho è stata caricata una galleria di fotografie delle singole biciclette rinvenute, in modo che chi abbia subito un furto possa riconoscerle e presentarsi al comando di polizia locale. Occorrerà ovviamente dimostrare di essere gli effettivi proprietari del mezzo per ottenerne la restituzione, presentando l'eventuale denuncia di furto o sporta, esibendo una prova d'acquisto o una fotografia della bici che era stata sottratta. Da lunedì 5 febbraio 2024 nella stazione di Bergamo avranno inizio i lavori per la Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS Italiane, finalizzati all'adeguamento dell'attuale assetto ai progetti di potenziamento infrastrutturale di prossima realizzazione. Per consentire l'operatività dei cantieri sarà necessario interrompere la circolazione dei treni fra Bergamo e Ponte San Pietro fino alla conclusione del cantiere prevista a dicembre 2026. Direttamente interessate dagli interventi le linee Bergamo-Milano via Carnate e Bergamo-Lecco. I treni circoleranno regolarmente sull'intero itinerario delle linee Bergamo-Brescia e Bergamo-Milano via Pioltello invece. Sulla linea Bergamo-Treviglio il servizio subirà la riduzione di qualche corsa di rinforzo e alcune rimodulazioni. I collegamenti fra i comuni interessati dall'interruzione saranno garantiti da un servizio sostitutivo con autobus. In particolare, il progetto prevede il potenziamento della configurazione attuale del piano di stazione per consentirne la compatibilità con il potenziamento previsto invece nelle tratte afferenti come il raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro-Montello e il nuovo collegamento ferroviario con l'aeroporto di Orio al Serio. Saranno realizzati anche dei marciapiedi più larghi e adeguati al futuro nuovo assetto della stazione. I nuovi marciapiedi miglioreranno anche l'accessibilità generale della stazione. Il progetto prevede inoltre l'attrezzaggio lungo la linea di nuovi impianti e apparati tecnologici, la soppressione dei passaggi a livello posti lungo la tratta Ponte San Pietro-Bergamo e del passaggio a livello nella tratta Bergamo-Montello al chilometro 23 più 622, con la realizzazione di nuove opere sostitutive che garantiranno maggiore regolarità alla circolazione ferroviaria e una riduzione dei tempi di percorrenza tra Milano e Bergamo via Carnate e tra Lecco e Bergamo. L'opera del solo nuovo piano regolatore di stazione ha un valore di 102 milioni di euro. A poche ore dalla discesa in campo degli atleti, che nella giornata di domani, 6 gennaio, correranno il campaccio nei prati di San Giorgio Sulegnano, è arrivata la notizia che la RAI non trasmetterà in diretta la 67ª edizione del blasonato cross country.
Il motivo della scelta, che aleggiava già in conferenza stampa, ma che nessuno, tantomeno gli organizzatori, si aspettavano venisse concretizzata, è l'affollamento di eventi sportivi concentrato in questo primo fine settimana dell'anno. Il Campaccio Cross Country Race sarà trasmesso quindi in diretta su Sky Sport Max, canale 205 di Sky, dalle 13.55 alle 15.30 e in differita aggiuntiva nel pomeriggio dalle 17 alle 19.30, diretta web su Atletica TV. Si chiama la benedizione del gesso e consiste nel benedire la casa e la famiglia con un'iscrizione, appunto fatta di gesso, sulla porta della propria casa, con un richiamo anche alla visita dei re magi. Un'antica usanza fatta in diverse regioni e che la parrocchia di Vanzaghello da qualche anno ha deciso di promuovere proprio in occasione dell'Epifania. Domani quindi gessetti benedetti e lavagnette per i giovani e le loro famiglie, come ci descrive in questo servizio Alessio Belleri. Lavagnette con il suo. Si chiama la benedizione del gesso, un'antica usanza in occasione dell'Epifania che viene fatta in varie regioni d'Italia e adesso verrà fatta anche qui a Vanzaghello. Don, che cos'è questa benedizione? Beh, non è il primo anno in cui viene fatta, è da diversi anni, credo almeno una decina d'anni. Quindi ho preso spunto da quello che avviene in Trentino, soprattutto, dove ancora oggi al passaggio del sacerdote per la benedizione, sugli stipiti delle case scrivono questa formula CMB. E preceduta dalla 20, no, le prime due lettere dell'anno, le prime due cifre dell'anno in corso, a cui segue poi al termine del CMB, segue le cifre dell'anno, no? Perché CMB? È legato innanzitutto alla benedizione delle case, e vuol dire sono le iniziali di Christus Mansionem Benedicat. Cristo benedica questa casa, questa mansione, no? E poi sono anche le iniziali dei tre magi, Caspar, Melchior, Baltasar, no? Di per sé andrebbe fatto in occasione del passaggio del sacerdote, però noi abbiamo pensato di farlo per la festa dell'Epifania, dando ai ragazzi, dando alle ragazze questa lavagnetta che hanno dagli anni precedenti, quelli che non l'hanno, la ricevono e cancellano quindi l'anno passato e mettono le cifre dell'anno in corso, 2024-20, CMB 24 sarebbe quello che devono scrivere a casa. E c'è però al momento della scrittura, c'è la benedizione da parte del papà. Che legge una formula di benedizione che noi facciamo avere ai ragazzi e che viene fatto normalmente. Noi diamo il gessetto benedetto, c'è cioè la formula apposta per la menzione dei gessetti, la lavagnetta, ma la lavagnetta, ripeto, potrebbe essere quella, lodevolmente anche quella dell'anno scorso che viene aggiornata per l'anno nuovo. Quindi una tradizione che comunque sta riscuotendo successo anche tra i vostri giovani. Tra i nostri ragazzi e le nostre famiglie sicuramente piace molto ai ragazzi, è accattivante, vedo che il gessetto, la lavagnetta, eccetera, sono cose simpatiche che piacciono ai ragazzi, però lo fanno volentieri anche i genitori. Ormai per lui è un appuntamento fisso perché non c'è nuovo anno che comincia senza l'immancabile bagno nel Ticino della Nosatese Ole Ilica. Tradizione rispettata quindi anche nel primo giorno del 2024. Un modo per salutare i 12 mesi appena passati e dare il benvenuto a quelli che arrivano, come racconta lo stesso protagonista che da qualche anno è riuscito a coinvolgere in questa impresa anche alcuni amici. Una vera e propria tradizione, un appuntamento fisso, non c'è anno nuovo che inizia senza il bagno di Ole nel Ticino. Ole, questa è una tradizione, dicevamo, che nasce tanti anni fa. Sì, esatto, tradizione fare bagno 1º gennaio e dura da tantissimi anni. Per me è un obbligo morale, 1º gennaio svegliarsi, fare alcuni mestieri a casa, proprio giusto per iniziare anno, fare qualcosa bello intorno in casa mia, poi si viene in palestra o chi non ha palestra fa almeno 20-30 minuti di attività fisica e dopo allenamento, corpo tutto bello caldo, si va a primo
lago. Primo, noi qua siamo fortunati a avere Ticino, abbastanza fresco, si fa un tuffo, 10 bracciate e così hanno parte come si deve. Ecco, Ale, che cosa serve però? Perché l'acqua sarà fredda. Acqua fredda, però anzitutto qua una cosa, un discorso molto salutare, che entrare in acqua fredda ti dà benefici enormi. Faccio semplicemente un esempio. Per arricchire il nostro sangue con ossigenazione, con globuli rossi, bisogna, diciamo, correre un 10 km per avere un effetto tot percentualità di globuli rossi. Invece, entrando in acqua fredda, stare qualche minuto, dopo un'attività fisica ovviamente, bisogna che il corpo sarà abbastanza e molto caldo, altrimenti si raffredda, entrare per qualche minuto in acqua e sostituisci come fare una corsetta di 10 km. Allora. Ecco, quindi vabbè, detto questo, è il momento appunto di andare a fare questo tuffo. Abbiamo fatto un bel lamentino, adesso tuffo inaugurale anno nuovo. Andiamo! Olè! Oh, oh. Piano, piano. Com'è stato quest'anno però? Stato bellissimo, acqua fredda, bellissima e molto positivo, abbiamo iniziato l'anno 2024. Ragazzi, 3-4, buon anno! Buon anno! Anche Castellanza si appresta a festeggiare l'Epifania con un doppio appuntamento che chiuderà la rassegna Accendi il Natale, organizzata dall'assessorato alla cultura della città. Si inizia domani mattina con la sezione cittadina del CAI, Club Alpino Italiano, che propone alla chiesa di San Bernardo a Castegnate alle ore 11, dopo la messa delle 10, la ormai tradizionale discesa delle Befane dal campanile della chiesa, che poi incontreranno ovviamente i bambini. Verrà organizzato anche un banco per la vendita di arance, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Operazione Mato Grosso per il sostegno alle emergenze in America Latina. Parteciperà la banda cittadina con il corpo musicale Santa Cecilia. Le bambine e i bambini castellanzesi, ma anche non castellanzesi, sono quindi tutti invitati. Alle 21 poi al Teatro di Via Dante verrà proposto il musical Sisters, portato in scena dalla compagnia teatrale Amici per un sogno di Gravellona Toce. Lo spettacolo, liberamente tratto da Sister Act, con l'adattamento e la regia di Renata Mariotti, è presentato dalla mensa del Padre Nostro. Infatti, al ricavato della biglietteria della serata, che gode del patrocinio della città di Castellanza, andrà a sostegno dell'attività di questa benemerita realtà castellanzese. La compagnia Amici per un sogno è nata nel novembre del 2005 come compagnia teatrale amatoriale, iscritta alla Federazione Italiana WILT, che produce musical e spettacolo di prosa per grandi e piccini. Il costo del biglietto è di 15 euro, con prevendita presso 14 Art Gallery Caffè in via Veneto a Castellanza. Settimo, Non rubare, spettacolo tutto nuovo per la compagnia teatrale dei Legnanesi, in scena al Teatro Repower di Milano fino al 18 febbraio. Grande dono è la libertà, te ne accorgi quando ti viene tolta. Col vestito di lavelle provo a farvi il defilé, sembro proprio una modella. Che loro ci posso credere, sono una gnocca della Madonna. Allora, ciao a tutti dalla vostra Teresa, dalla Mamiglia e da Giovanni. Dal 30 di dicembre fino al 18 di febbraio saremo al Teatro Repower di Milano, mi raccomando, con la nuova rivista dal titolo Settimo Non Rubare. Settimo Non Rubare. E che dire, festeggiate l'ultimo dell'anno con i Legnanesi, così entrerete col piede giusto nell'anno nuovo, va bene? Nel 2024. Tanti auguri. Ciao. Per questa edizione e per questa settimana è davvero tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a lunedì sera, sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 della Digitale Terrestre. Vi auguro quindi buona Epifania, buon fine settimana e a lunedì per i nuovi appuntamenti con l'informazione locale. Buona serata a tutti voi su OneTV.